quindi fatto il primo libro, quello vero, quello che danno anche i soldi, non quello io te lo auguro profondamente, e voglio dire, per quanto la mia voce sia assolutamente ininfluente nel merito, però se me lo chiedessero lo farei conferire a te, anche perché nel frattempo, dopo che Paolo mi ha detto che saresti intervenuto, mi sono andato a fare una cultura anche su te, e quindi credo che tu possa essere degno candidato al premio Nobel. Quindi l'operazione, una volta partito con Fabrizio De André, che immeritatamente ho scritto io, mi è saltata la voglia, il desiderio e un po' anche la furbizia di fare qualcosa proprio su Bob Dylan e sulla sua consorella Patti Smith. Giro vagando per la rete alla ricerca di idee, mi sono imbattuto in un saggio di Paolo Granata. L'ho dovuto stanare a forza, non è stato facile, perché lui mi ha detto sì quasi immediatamente, ma poi rimandava di continuo la proposta, rimandava di continuo la consegna del materiale. Io non mollo e alla fine abbiamo il libro. Questo per dire, e torno all'origine del discorso, sì, noi usiamo come cavalli di Troia i personaggi per veicolare la poesia. La poesia non è un genere morto, come vi ho detto prima, la poesia circola anche là dove meno ce lo aspetteremmo. Vi prego di seguire il percorso sia della serata che del prosieguo della nostra attività. Grazie Nilo. Intanto, se c'è qualcuno che ha previsto le cose, qua è sottoscritto che nel 1997, allora, stavo lavorando, così racconto proprio la genesi del libro, stavo lavorando alla tesi di laurea, ispirato dalla poetica della scuola di estetica bolognese, Luciano Anceschi, autore di un famoso celebre libro, Che cos'è la poesia, che praticamente rivediamo nelle intuizioni di oggi. Insomma, quel giovane universitario prossimo alla laurea, Paolino, viene a sapere che appunto Bob Dylan viene a Bologna, grazie appunto a Paolo e al congresso eucaristico del Papa. Insomma, mi procuro con armi ai confini del lecito un pass come giornalista e vado, mi intrufolo nel backstage del congresso eucaristico con tutte le guardie vaticane in incognite che in qualche maniera sorvegliavano la situazione. Insomma, per farla breve, sarebbe stato più facile intervistare il Papa che non Bob Dylan. Bob Dylan è noto per i suoi livelli di paranoia nei confronti dell'approccio col pubblico, insomma, un personaggio che in genere tende a schivare le foglie. Insomma, io però il mio goffo tentativo nella mia cronica, nel mio cronico ottimismo, avevo preparato delle belle domande per una bella intervista a Bob Dylan. Nel mio goffo tentativo di avvicinarlo, praticamente riuscì ad arrivare alla sua macchina, a beccarlo proprio nel momento in cui si stava entrando in macchina, lanciai quindi questa busta con le interviste nella propria macchina di Dylan, in cui si sarebbe andato a sedere. Insomma, sono riuscito a consegnargli le domande della mia intervista e sto ancora aspettando la risposta. Non ho mai perso le speranze. Però, insomma, fu un incontro bello, fu un incontro che in qualche maniera ispirato anche dalla situazione. Immaginate poi 600.000 persone, forse anche di più, intervenute per quello che fu il primo concerto pop del Papa, no? Quindi l'idea dei Papa Boys, no? Che si muovevano. E quindi un po' questa revisione della cultura popolare mi affascinò. Da lì in avanti quindi lavorai e semplicemente ho indirizzato i miei lavori di tesi di laurea, ho affrontato Bob Dylan a partire principalmente dalle influenze letterarie che hanno poi reso quel giovane Dylan negli anni una delle star internazionali della musica e poi lo hanno portato a ricevere il premio Nobel. Dietro ogni ricerca poetica, umana, professionale ci sono sempre dei maestri, ci sono delle intuizioni, delle ispirazioni. Bene, Dylan
trova nella Beat Generation, come ha citato Miro, trova nei poeti simbolisti francesi, trova nelle sacre scritture, soprattutto nel suo periodo di conversione, trova in un ampio raggio di influenze letterarie una strada che poi in realtà l'ha portato a essere sempre cangiante, a reinventare se stesso in continuazione, e questo è un po' anche il fascino di Dylan. E quindi la tesi un po' calcava anche l'idea che l'opera di Dylan andava studiata con gli strumenti della critica letteraria ed estetica, andava considerata al pari della più alta poesia, espressione letteraria, e non solo come delle canzoni. Quindi il superamento, che appunto le canzoni possono essere solo qualcosa di musicale, ritornare appunto alla potenza di un'espressione della cultura orale, perché la poesia è prima di tutto oralità, è prima di tutto un evento, un accadimento, un happening, che quindi nell'opera di Dylan in qualche maniera si ritrovava. Insomma, questa è un po' la genesi della tesi fondamentalmente. Poi rimettere mano 20 anni dopo, grazie all'invito di Miro alla tesi, è stata un po' un'operazione difficile, perché non ci si ritrova, ma una bella sfida, e quindi poi alla fine il libro è venuto fuori. In particolare nel libro trovate una prima metà, la prima parte di natura saggistica, dove affronto tutte le radici letterarie dell'opera di Dylan, e una seconda parte di natura antologica, dove trovate sia i brani dei grandi che hanno ispirato Dylan, sia alcuni brani proprio di Bob Dylan. Insomma, una riflessione teorica e poi una parte più pratica per approcciarsi all'opera di Bob Dylan. Però, insomma, io ci ho messo 20 anni a fare un libro, Dylan però ci ha messo 40 per ottenere il Nobel. Su questo so che Elena c'ha qualcosa da dire. Insomma, cosa è successo in quell'ottobre, era ottobre, no, ottobre 2016, si sparge la notizia, Bob Dylan vince il Nobel per la letteratura. Perché ci hanno messo 40 anni? Bella domanda. Allora, prima vorrei dire due cose, prima di andare lì. Intanto ha mandato un messaggio prima a Patti Smith, a Francesco, e ti porta le risposte di Dylan. Dovevo dirglielo io, però. Arriva, ma noi siamo in sintonia, Francesco. E poi l'altra cosa, visto questo nobile proposito, io mi candido, non al Nobel ancora, ma a scrivere ben due libri della tua collana a gratis, e come ha fatto Paolo, perché anche noi è crediamo, è stato esercito con ben 15 copie del libro, e poi ci invita a cena dopo, ho dovuto pagare no, perché anche io credo, come le persone che sono qua, che restringo anche su chi, che sia importante invece fare un'operazione che metta la poesia in comunicazione con il contemporaneo, perché è un universale che parla alla pancia e poi alla testa, e quindi è un universale che va messo in dialogo. In questa collana, qui lo dico da col cappello accademico, poi me lo tolgo subito, è utile perché è un testo serio di grande divulgazione, e la divulgazione non è una roba facile da fare, e soprattutto per chi fa accademia, perché hai un po' l'arroganza della saccenza, no? Quindi tu fai la lezione e sai tutto e chiudi il cerchio. Questo libro aperto è un bel titolo pretesti per una collana, perché intanto c'è un pan gioco verbale, ma aiuta, penso ai famosi millennials che magari hanno sentito Bob Dylan solo perché è andato in Nobel, se non ci avevano il papà fanatico a casa, e di recuperare delle voci attraverso un genere che è un genere chiaramente popolare, musicale, il cantautore, l'impegno, eccetera, e in realtà un sottotesto di esplorazioni verbali molto interessanti. Quindi questa seconda parte, che è un'antologica snella, perché poi quelle antologie enormi dove hai migliaia di pagine non funzionano più oggi, non che la cosa mi piaccia, ma per i ragazzi è meglio un incipit, perché se è fatto bene, l'è introdotto bene, come in questo caso fa venire voglia, non di fare
una ricerca antologica, ma di andare in biblioteca, su internet, dove vuole, di andare veramente a tutta la produzione. Quindi è anche un linguaggio utile per chi si trova di fronte ragazzi di 19 anni che navigano, perché quello gli hanno insegnato, e si apre il capitolo su cosa non insegna la scuola oggi, e poi in realtà hanno bisogno di aprire una porta e di scavare. Questo inizia uno scavo, secondo me è molto utile. Allora io vi voglio scrivere uno su Cohen. Cohen. Vabbè, allora se tu scrivi quello su Cohen te lo lascio, io prendo l'altro che voglio scrivere su Benozzo. È qua, è già un premio Nobel, ci metto 20 anni. Quanti vedi mai che poi lo prendo. Allora, e la notizia del Nobel io l'ho saputa con Paolo a Toronto, a un grande convegno sull'ecologia dei media, alla scuola di Toronto, che era pieno di fan di Dylan, quindi chiaramente era la notizia del giorno, il contenuto del convegno c'era, ma è passato in secondo piano. Tante riflessioni si possono fare, in 2 minuti qualcuna. Per me è arrivato tardissimo per certe cose, ma comunque è un bene che sia arrivato, ci credo, la motivazione la condivido e sono pienamente d'accordo. È arrivato tardi rispetto a quello che avrebbe potuto significare un premio di quel genere 20 anni fa, 30 anni fa, quando c'era bisogno che un'accademia sancisse qualcosa, desse un segnale. Questo secondo me è interessante se si vuole riflettere su cosa sia quell'accademia di oggi rispetto a che cos'è il mondo oggi, il mondo culturale in questo caso. Non parliamo di ricerca scientifica, parliamo di reazioni, di testa, di capire dove siamo, perché un signore come Bob Dylan, che piaccia o non piaccia, l'aveva capito, i tempi stanno cambiando, ve lo dico se non ve ne siete accorti. L'accademia l'ha capito 40 anni dopo, per diverse, capito, l'ha riconosciuto, magari l'hanno capito anche prima, ma non hanno potuto, non hanno voluto riconoscerlo prima. E allora quello, se l'avessero dato anziché Toni Morrison a Bob Dylan negli anni 80 e poi nel 90 la Morrison, avrebbe avuto un impatto dirompente e avrebbe semplificato la vita a tutti quelli che dentro l'accademia tentavano di fare cose un po' diverse. Bologna per certi aspetti era un'isola felice, noi abbiamo Luciano Nanni, persone che hanno fatto di Bologna un'isola felice sull'idea di sperimentazione indisciplinata, cioè dentro le discipline ma aperte, non come scatole chiuse. E quel premio lì però dato oggi per persone della mia generazione che hanno trovato montagne per poter vedere riconosciute delle ricerche che poche persone illuminate, ripeto, poi ho avuto la fortuna di avere Nanni, ho avuto altre persone, è stata fortunata, non funzionano per quello che è il nostro sistema, per esempio universitario oggi, fare cose fuori dai canoni disciplinari non paga per chi vuol fare carriera o inserirsi in un percorso universitario, perché il nostro è ancora disciplinato, ordinato, e queste esplorazioni miste sconvolgono un po' un ordine. Il fatto che sia stato riconosciuto uno sconvolgimento come parametro importante per esplorare la società e l'umanità è comunque utile, peccato che sia arrivato un pochino tardi. Nel mio campo disciplinare è stato particolarmente utile perché ha immediatamente dato valore a delle ricerche che sul campo da noi si sono fatte in più forme, in più modi, anche perché la cultura americana è per forza di cose eterogenea. Poi noi l'abbiamo classificata, bollata, messa, poesia, critica, eccetera, ma è una letteratura contaminata, la base, l'altro, sono tutte mescolate da sempre, quindi è semplicemente un modus operandi che fa parte di chi fa cultura, esplora la cultura nordamericana. L'ultima osservazione, dare un premio a Bob Dylan vuol dire tutto questo per me, ma averlo dato a fine 2016 vuol dire anche lanciare un messaggio a un'America che sta per votare un signore che si chiama Trump, cioè c'è anche quella componente lì che un po' mi dispiace, perché è un po' come se non, cioè è giusto, sono contenta che lo abbiano fatto, ma un po' mi dispiace perché diminuisce un po' il significato di Dylan in sé. Ed è un po'... c'è un insieme, esatto, sì. È stata una moltiplicazione di sé,
senso. Di sensi, però mi è un po' dispiaciuto perché, yeah, ripeto, arriva tardi, eccetera, e comunque c'è stata anche la volontà di ricordare all'America cosa è stata, cos'è, in che direzione stava andando. Quindi tante emozioni, partendo dal fatto che finalmente hanno dato il Nobel a un cantautore, folk singer, lo potete definire in mille modi. Per me l'hanno dato a un signore che ha deciso di esplorare a che punto stiamo, in forme assolutamente aperte, musicali, verbali, poetiche e anche nel suo modo di essere, antipatico, arrogante, idolatro come voi volete, ma anche il suo modo di fare, non fare performance, è una forma di esplorazione, di critica, di sperimentazione sul contemporaneo, sulle forme culturali del contemporaneo. Grazie. Insomma, come detto, i fenomeni della cultura musicale si muovono anche attraverso le industrie culturali, quindi gli impresari che possono determinare, no, il successo o comunque delle scelte ben precise. E quindi, come detto, nel 1997 quel signore Bob Dylan in realtà viene a Bologna per l'intuizione di Paolo Scotti. Paolo, qual è stata allora la tua intuizione, emozione, riflessione sull'arrivo, l'incontro con Bob Dylan? Io potrei parlare per ore, perché in quei tre mesi lì, perché è successo veramente di tutto, con una marea di persone coinvolte. Però è nato tutto un po', era nel vento, era blowing the wind anche come è nato tutto. Io ero a Sanremo, che dovevo fare un programma televisivo che era il gemellaggio di Sanremo Vigna del Mar, che è un paese cileno dove c'è un festival, Annabella Festival di Sanremo. Ero nella camera di albergo e mi telefonò Bibi Vallandi, disperato, perché anche, non mi ricordo chi, forse Celentano, aveva detto di no alla partecipazione a questo concerto che era il 27 di settembre e all'inizio di luglio era tabula rasa, non c'era niente. Allora Ballani, che è un personaggio che quando sarà il momento si sarà un pezzo di storia comunque di questo paese, del Piero del Mare, che è quello che ha fatto gli anni 60 musicali, grandi show televisivi, un personaggio tutto particolare, profondamente cattolico, aveva sognato la Madonna di Lourdes che aveva detto che io dovevo fare quello che faceva, e vi giuro che è vero. Allora mi telefonò, io ero in albergo, e mi telefonò Paolino, devi fare tutto te, dimmi di sì. Ma i bambini non lo so neanche, niente, devi fare, ma cosa devo fare? Devi fare questo concerto davanti al Papa il 27 settembre, dove mi gioco tutto, questo glielo riferite, ma lui lo confessò, dove mi gioco tutto, e dico, ma che cos'è? Dice, bisogna chiamare, fare un cast incredibile. Dico, sì, ma è un congresso eucaristico, la musica dei giovani incontra il Papa. Questo era l'input. Dico, vabbè, fammi ci pensare. Una la croce, eh? Ti no, sei fatto la croce, no, perché sono un po' non so bene cosa. Beh, chiesi un attimo di tempo, ma qualche ora, poi dopo lo richiamai, dico, vabbè, quindi ci provo, dici, cosa vuoi fare? Ma pigliami un aereo, vado a Londra domani. Perché io avevo a Londra un amico che si chiama James Ware, avevo, ce l'ho ancora adesso, con il quale ci siamo divertiti. Lui è un avvocato che si occupa della gestione del diritto d'autore degli artisti americani in Europa. Lui era un grande appassionato di musica, e con lui facevamo ogni anno praticamente il tour della Penguin Cafe Orchestra, che era una mia mania, mi piaceva da matti. Ogni anno mi facevo una settimana in giro per l'Italia con questo gruppo meraviglioso di folk, non so, progress, non so come si possano definire. E allora lui era un avvocato che era talmente innamorato di Simon Jeffs della Penguin Cafe Orchestra che eravamo diventati amici. Allora andai il lunedì successivo, andai da James Ware, lo andai a incontrare, mi ricordo, alle 8 del mattino nella sede dei Davenport Lions, che è un ufficio legale vicino a Bond Street, cioè nel cuore. Chiacchierammo a lungo e gli spiegai, dico, guarda James, io devo fare questa roba, la musica dei giovani incontra il Papa,
l'unico che mi viene in mente di pensare è Bob Dylan. E dice, impossibile. E dico, perché? No, Bob Dylan, cioè, fra due mesi, è impossibile. Oltretutto Dylan è malato. Effettivamente Dylan in quel momento era affetto da micosi cardiaca che stavano curando con una terapia molto forte, e poi dice, guarda, Dylan, fra due mesi è malato, deve andare dal Papa. Cioè, non è proprio così una cosa... Ci vorrebbe un miracolo. Ci vorrebbe un miracolo. Tanto che mi proposero due alternative come grande star internazionale rappresentativa. Van Morrison, che io amo come musicista, come cantante, ma che detesto invece come persona, che ho conosciuto organizzando qualche suo concerto, e l'altro era Bob Geldof, che al di là del merito di aver fatto Live Aid, non è che proprio è passata la storia, specialmente come autore di testi. Allora niente, io spinsi da Marti e da lì iniziò, eravamo tipo il 10 di luglio, iniziò questo, su mio proprio insistente, iniziò a muoversi una macchina da una parte ballattiana e dall'altra che faceva riferimento a James Ware per arrivare a Bordina, per cui iniziarono i contatti col management, all'inizio era escluso che questo potesse avvenire, poi con un miracolo credo proprio durante Ferragosto arrivò una disponibilità a iniziare una trattativa. Da lì appena si sparse la voce di fare il cast, dove ci è voluto un minuto, perché il cast non era solo di qualche autore bolognese, c'era Michel Petrucciani, c'era Lucio Dalla, Gianni Morandi, Samuele Bersani, Adriano Celentano, Andrea Bocelli, il più grosso gruppo gospel americano che era gli Harlem Gospel Choir. Ci doveva essere la Penny Cafe Orchestra, che poi non poteva venire perché Simon Jeffs, il leader, l'amico di James Ware, proprio in quei giorni gli fu diagnosticato un tumore al cervello che poi nel giro di 3 mesi lo portò al creatore. E poi era un cast stellare, veramente stellare, però è chiaro che era tutto attorno a Bob Dylan. E alla fine si fece questo, arrivò Bob Dylan, io andai a Roma a prenderlo. Non ho neanche avuto la possibilità, non dico di stringere, ma niente, lo accompagnavo qualche fila indietro nell'aereo. Fu un'esperienza, un'emozione strepitosa, quella che invece vivetti la sera prima del concerto, perché Dylan pretese di fare il sound check da solo, per cui fu sgombrata tutta l'area. C'era questa platea che il giorno dopo camerato 500.000 persone, che venne completamente liberata, e in quell'area ci poteva accedere io, Vinnie Vallandi, Giampiero Solari, che era autore insieme a me, e a Sergio Bardotti, il vescovo di Bologna, che all'epoca era Monsignor Vecchi, il suo assistente, che era Don Giancarlo Manara, con il quale poi siamo diventati grandi amici, perché mi ha aiutato a risolvere una marea di problemi con Monsignor Re a Roma, che era quello che dava l'ok su tutti i testi, per cui mandavamo i testi corretti, sbagliati, diversi da quelli che erano in realtà, per farli provare la matica. Spionaggio, proprio spionaggio. E Sergio Bardotti, il grande Sergio Bardotti, uno dei più grandi autori di musica italiana e il grande anello di congiunzione con la musica della sudamericana. Noi 7-8 persone abbiamo assistito a un soundcheck, in realtà è stato un concerto di un'ora e mezzo, che ha suonato, ha fatto tutto il concerto, e alla fine Dylan ci ha chiamato sul palco. Allora lì io ho ricevuto una domanda da Bob Dylan, il quale, più o meno tradotto in italiano, si è rivolto a me e mi ha detto: ehi, avrei deciso di fare Knox and Heaven Door e Art Rain e Forever Young, è ok? Si è permesso un po' anche sparare, cioè. Fai quello che vuoi, puoi dire comunque, dai, che buono. Allora, come quando ti fanno assaggiare il vino e tu devi dire sì. Può andare, si è detto, beh, c'è di meglio, ma c'è anche. Devo dire che la cosa, poi dopo, se volete vi racconto un milione di aneddoti che possiamo pigliare a casa, però ci fu una cosa molto significativa e divertente. Alla fine ci viene l'idea di rivolgere la domanda che doveva dare il là al discorso di Giovanni Paolo, ci viene l'idea di chiamare i ragazzi della Paolo Grassi di Milano, di accompagnarli in sottofondo con Jimmy Villotti alla chitarra, e loro, tradotti in italiano, rivolgevano in italiano la domanda al Santo Padre,
praticamente recitando Blowing in the Wind. Dylan, che era in quinta perché era quello che veniva subito dopo il discorso del Papa, capì che stavano recitando Blowing in the Wind in italiano, ma lo capì. Allora si rivolse al suo manager e lì ci fu veramente un crollo emotivo di Dylan, tanto che dopo, quando lui andò a incontrare e salutare il Papa, non era assolutamente previsto, non era assolutamente in scaletta, e anzi il suo incontro che fece dopo aver cantato prima Knock on Heaven's Door e Hard Rain, lui appoggiò la chitarra, andò a salutare il Papa che era un periodo che stava molto male, fu tutto un cambio di scaletta, così il Papa si ne approfittò per andare a casa, che era stanco, e allora si alzò e salutando Bob Dylan e fece a braccio un discorso di saluto al pubblico, però un discorso che durò comunque 10 minuti, con Dylan in piedi, appoggiato sulla chitarra che aspettava, per cui quando Giovanni Paolo II ha salutato tutti, Dylan ha fatto Forever Young, e tutti siamo stati molto colpiti. Vabbè, questo dai, è... grazie Paolo per... Però cosa ha detto Dylan al Papa? Ha detto quella poesia di prima l'ho scritta io. E in realtà, quando siete rimasti in sette lì a fare il soundcheck, c'era un clandestino. In realtà no, ci avevano cacciato fuori insieme a un paio di giornalisti di Repubblica. Sì, io so, esatto, Castaldo e Assante. Ci siamo attaccati alla rete del CAB. Esatto, ci siamo nascosti, attaccati alla rete del CAB. Sta facendo questo, sì, domani fa questo. Insomma, eravamo lì vedi, da clandestini che cercavamo di orecchiare appunto il coso. Insomma, no, quindi non ricordo bene, lo credo anche proprio per la città di Bologna, è stato un momento importante, però ora, abbiamo parlato noi, Francesco Benozzo è invitato ora non solo a darci illuminarci su come, secondo te, la tradizione dei folk singers americani, la tradizione di un certo modo di cultura popolare e musicale americana, in realtà può essere vista e apprezzata con radici un po' più antiche, vero? Ma credo di sì. Mi ha molto stupito per molti aspetti la polemica che qualche autoruncolo italiano, da Baricco in poi, ha fatto contro questo premio Nobel. Perché non ha alcun senso dal punto di vista proprio di statuto della poesia, nel senso che siamo qui da 5-6 milioni di anni, da più o meno 3 milioni probabilmente parliamo, qualcuno pensa da un po' meno, sicuramente ci raccontiamo storie, una teoria che è retrodata la raccontiamo comunque storie dal Paleolitico superiore, come dimostrano le grotte paleolitiche da Chauvet alle altre, abbiamo una tradizione orale nella quale, calcolando almeno questa diacronia, noi siamo delle eccezioni quando ragioniamo sui testi scritti, lo dico sempre ai ragazzi a lezione, la nascita, quando ci sono le prime attestazioni scritte delle canzoni di gesta, dei trovatori, non è la nascita nel 1100 della nostra letteratura, è la morte, cioè, è la nascita di qualcos'altro, nel senso, l'anomalia del testo, il Nobel a Dylan fa riflettere su questo, quindi a qualcuno crea uno scandalo, ad altri come me che ho sempre visto la poesia come incardinata nella sua dimensione più vera, che è quella del canto e dell'oralità, dà semplicemente la sensazione che qualcosa di sensato è ancora attivo. Parlavi prima facendo chiacchiere, poi ne accendi parte alla oralità di ritorno, è un'oralità di ritorno, ma è anche un'oralità da sempre lì, nel senso, quando noi studiamo i trovatori provenzali all'origine di Dante, Geoffrey Rudel, Bernardo Vettadorna, Arnaud Daniel, tutti questi grandi raffinati poeti della Francia, erano cantautori. Infatti i loro testi, che pure io insegno, ho studiato i vari, mi fanno schifo. Cioè, intendetemi bene, se li leggiamo c'è qualcosa che non ci convince. L'antologia di Paolo riesce a fare capire il testo di Dylan come poesia in sé, ma il testo di Dylan è poesia quando è cantato, perché tutti i testi di quei grandi poeti erano cantati. Se noi ci leggiamo i grandi autori, come ha citato Elena Leonard Cohen, fanno sia i cantanti che i poeti, hanno una distinzione perché è come che appartenessero a quella dimensione antropologica ma anche alla nuova, quindi c'è una distinzione. In autori come Bob Dylan questa distinzione non sussiste, quindi
È come quando, se noi leggiamo i libretti delle canzoni di De André, ci possono piacere perché, essendo un pensatore anarchico, ragionando su questioni fondamentali, comunque parla di grandi cose, ma la sua poesia quando è cantata? Non c'è distinzione, è impossibile stabilire questa distinzione. Quindi diciamo, il paradosso in base al quale la poesia, che è canto, è diventata scritta, ci porta al paradosso di chiederci come mai è andato un premio Nobel al cantautore solo perché lo chiamiamo cantautore, non poeta. Ma la poesia è questa, e anche il resto, so bene che le cose si evolvono, con un grande Derek Walcott, Seamus Heaney, grandi poeti che fanno i poeti e non i cantautori, non sto escludendo quelli, ma quella è un'evoluzione, mentre Dylan va alle origini di questa, di quest'arte, cioè ne è un'espressione dal mio punto di vista archetipica, per cui tutto quello che c'è dopo, anch'io condivido la cosa che ha detto Elena, che in parte, come sempre è successo ai premi Nobel, c'è anche una questione geopolitica per cui è stato dato un Nobel, anche a me è dato un po' noia, che a un Mount Everest, come l'ha definito Leonard Cohen, quando i giornalisti, andando a casa di gossip, sono andati subito da Cohen a chiedere se era, che è morto il mese dopo, ma se per caso era deluso che Dylan avesse vinto il Nobel, lui ha detto ma Dylan non se ne è neanche accorto di aver vinto il Nobel, perché è come se voi metteste una medaglietta sopra il Mount Everest. A parte la grandezza di Cohen, che anche in quel caso ha riconosciuto qualcosa a uno che a un certo giornalismo ha fatto bene vedere come un rivale, ma che non lo era. È questo, è appunto questa la dimensione totale, totalizzante. Per questo, secondo me, anche l'atteggiamento, so bene tutte le frasi di molti amici, tra cui alcuni famosi poeti e produttori, che Dylan non è cambiato, era uno stronzo prima del Nobel ed è rimasto uno stronzo dopo il Nobel. Questo è il mito che passa, ma non c'entra niente con lui. Da quel punto di vista, la sua poesia, il suo Nobel, è un riconoscimento, finalmente, non voglio dire alla grande poesia orale da Omero in poi, ma alla poesia in quanto tale. Prima dicevamo la poesia senza sé, c'è comunque una dimensione archetipica da cui nascono come rivoli anche le nostre tradizioni moderne, che Dylan consapevolmente e inconsapevolmente incarna, perché la poesia era canto. C'è poi un'altra dimensione a cui tu accennavi, che giustifica in parte l'immeritata presenza della mia arpa su questo nobile palco, e cioè che le tradizioni viaggiano, e la tradizione americana, come sappiamo, non è nata lì, come quasi niente è nato lì, ma nasce dai grandi migranti, nasce dai grandi viaggiatori, nasce dai canti che si spostano. Come antropologi sappiamo che magari conosciamo un canto del Connemara irlandese nella sua versione originale dagli immigrati in Australia, perché le aree laterali mantengono quello che era al centro, ma ci sono dei casi, a mio parere, eclatanti. Mi piacerebbe una volta farci qua un corso universitario su questo, ma citavamo prima Knocking's Heaven's Door. Secondo me la storia è molto semplice di quella melodia. Adesso parlo della parte melodica, ma anche in realtà del testo, in quel caso lì, a dire il vero. Siamo nel 1973, Pat Garrett and Billy the Kid, è lì, Knox, questa canzone nasce come colonna sonora di un punto cruciale di questo grandioso film di Sam Peckinpah. Cioè c'è il vecchio sceriffo che sta morendo, per la prima volta la donna che lo accompagna piange vedendolo dilaniato dalla morte, e sullo sfondo di un tramonto lancinante, uno dei pochi momenti di lirismo di Peckinpah, si sente questa canzone che la senti lì nel 73, io vabbè avevo 4 anni, non è che lo sentire, però la vai a riprendere, capisci che è nata come colonna sonora ed è qualcosa che salta agli occhi, che c'è un senso ulteriore. Allora, siccome fai qualche indagine di etnomusicologia, lo stesso Dylan riconosce che dietro a questa canzone c'è una melodia che è un canto in realtà. Chi ha visto il film Inside Kevin Lewis, a proposito di Davis, tradotto in italiano dei fratelli Cohen, sulla grande, che è uscito 4-5 anni fa, sulla grande tradizione del country americano, però del nord, non quella della Louisiana e dei grandi stati del sud che conosciamo di più, c'è una canzone che è ripresa lì in questo folk club dove suonavano, che è quella che sta dietro, per ammissione, non ammissione perché Dylan ammette che ha delle fonti, nella grande cultura tradizionale nella quale lui si muove non esiste l'autorialità,
dobbiamo il fatto di essere parte della tradizione è autoriale. La tradizione è tradizione in se stessa, non c'è una memoria che uno va a prendere con questione di copyright, naturalmente dopo sì. Ma quindi quando dico a me, lo stesso Dylan ha ammesso che non sto dicendo sì, ho copiato, ma c'è qualcosa che fa parte della sua musica, ed era un canto che è Little Waves Come, è un canto del country americano del nord, siamo tra Chicago e Manhattan, ma che suona più o meno così. Del film dei Coen, non è che sto inventandomi niente. E il testo è: piccole onde vengono e piccole onde vanno. Attenzione, è una cosa cruciale, questo per quello che sto per dire, anche se non vorrei essere troppo didattico, ma è per far capire il viaggio di questi grandi, un successo come questo, che è uno dei più grandi successi della musica e della poesia di ogni tempo, che storia ha dietro, che è la sua storia, non come fonte letteraria, ma è in se stessa, mentre viene cantata è ancora questa. Allora, il testo dice: piccole onde vengono, piccole onde vanno, è un ritornello, un refrain che va avanti in questa maniera. Little ways go, little ways go. Questo testo, in cui tutti riconosciamo, non voglio appunto cantare, avevo giurato di non farlo perché mi sento l'imbarazzo a cantare Dylan, però riconosciamo tutti. No, 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 ok, non lo fanno, faccio più lungo. Ma dietro a questo testo, grazie, non è caso, la cosa ancora più interessante, questo testo nasce è uno degli esempi massimi della canzone tradizionale da folk club, dei folk club del nord degli Stati Uniti di quegli anni, degli anni in realtà 30-40. Ma ero in Galizia l'altra settimana, non so, ho riflettuto solo in questi giorni, aveva l'inno, il vero inno della Galizia, del nord, del sud, è la canzone dedicata alla Vergine di Guadalupe, perché è in realtà un canto pagano che è stato cristianizzato, che è Ondinas Venien, Ondinas Van, un canto famosissimo che appena si intona vengono giù anche le cattedrali di Santiago, che è di melodia diversa, ma è chiaramente dietro a questa, quindi abbiamo un viaggiare delle melodie, un viaggiare dei testi con melodie diverse. E quindi ve l'accenno solo, ma è un canto famosissimo in Galizia e in Cile, naturalmente, dai migranti gallieghi. Dicono appunto: ondine vengono, ondine vanno, piccole onde vengono, piccole onde vanno, non ti imbarcare, Rian Sheira, la Madonna di Guadalupe viene da Rian Show, che è una zona sopra Vigo in Galizia, perché ti vai a mareggiare, vai a, è un po' come il nostro Mamma mia dammi 100 lire, è un canto di migranti, non partire perché potresti andare a finire male, ed è la musica leggermente diversa, ma adesso suono questa per dire cosa c'è dietro a un testo che nasce come colonna sonora in una scena epica di un film di Peckinpah e diventa uno dei capolavori della musica di tutti i tempi. Ondinia svegne, ondinia svegne, ondinia svegne ne va, non te imbarcheria sceirata che deva sta marea, la virge de Guadalupe tanto se mai vola riescia. Che da emigranti della Galizia va dalla Madonna di Guadalupe, va in Cile, viene ripreso nella sua essenza, le onde che vengono e vanno. Little ways go, little ways go. Little ways go. E diventa il pezzo che sappiamo. Ora, dietro questo c'è solo la grande cultura orale, mi piace anche dire in questo periodo di disastri, soprattutto percettivi, giornalistici, la grande cultura dei migranti, cioè dietro a un pezzo come questo di un film, un artista che io
adoro, che è Peckinpah, di un regista che adoro, ma uno psicopatico di fama internazionale, individualista, con mezze storie sue di autoriali che non sembrerebbero attingere a quello, arriva Dylan facendo questa canzone, tra consapevolezza e inconsapevolezza, come è tipico delle grandi tradizioni di sempre, a questa ogni volta che questa storia, che questa canzone viene cantata, in particolare da lui, ma non solo, tutto questo mondo dietro si muove. Tutti i migranti, tutta la Madonna di Guadalupe, è così, è il modo in cui la tradizione si tradiziona, è il modo di farsi memoria di un canto. Quindi quando parliamo di Dylan, poeta o cantautore, è l'espressione massima della poesia, cioè delle parole che viaggiano e sono cantate, e poi possiamo anche leggercelo, le traduzioni che hai fatto, eccetera. E questo secondo me è quello che intendo dire, che non ha senso discutere se sia o no letteratura. Tu hai messo in luce strepitosamente le fonti letterarie di Dylan, perché c'è anche questo, naturalmente ci sono i trovatori maggiori e i trovatori minori, c'è De André, c'è Fedez, ci sono sempre stati, ma non conta nella grande tradizione popolare, specialmente in quella americana, che nasce appunto come piccole onde, che nasce dagli esempi, magari dopo ve ne faccio un altro. Il canto gaelico che sta dietro a Blowing in the Wind è una cosa che noi oggi chiameremo plagio, invece è la bellezza della tradizione. Bene, grazie. Grazie Francesco. Come la ricerca filologica di Francesco coniuga bene questa ricerca sul campo con quella prettamente accademica. Per esempio Francesco Benosso è il direttore di questa rivista di letteratura, critica testuale, di linguistica e filologia, e non a caso in uno degli ultimi numeri, proprio nell'ultimo numero, c'è un editoriale Bob Dylan finalmente, a cura di Andrea Fasso. Lì ci vede proprio questo: cosa c'entra la musica con la letteratura, commenta costernato un romanziere alla moda, e vedete come il dibattito critico innescato dal Nobel a Dylan poi ha una concretezza anche nella ricerca accademica, e quindi crea proprio un riscontro concreto. Miro aveva un commento breve su quello che ha detto Francesco, poi io invece volevo farvi ascoltare una cosa. Abbiamo detto che la poesia vive in questa oralità di ritorno, quindi nella parola orale ha la sua massima espressività, quindi volevo leggervi una cosa. Intanto però Miro, ti lascio per un attimo. No, io ho apprezzato molto l'intervento di Francesco, lo sottoscrivo in pieno. Però amplierei il discorso. La poesia nasce, come dicevi tu, in una dimensione orale, poi in un modo o nell'altro arriva la stampa e può essere acquisita anche come dimensione scritta. Omero non fa altro che riportare, voglio dire, una tradizione poetica che aveva nell'oralità appunto la sua linea di trasmissione. Dante, per esempio, era recitato in poche conventicole perché la stampa di Gutenberg arriva molti secoli dopo. Oggi possiamo contare su un bagaglio diversificato. Io apprezzo sommamente, ovviamente, la poesia, anzi forse l'ho imparato proprio da là, insomma, dai cantautori italiani, grandi cantautori italiani, che grandi cantautori americani o inglesi. Ma c'è una varietà di offerta poetica, quella che gode meno credito è quella appunto scritta, ma anche lì c'è un equivoco. Quando parliamo di poesia sembra il grande, ma la poesia, no, le poesie, così come scegliamo i nostri autori, i nostri cantautori, la nostra musica, così come scegliamo i nostri pittori di riferimento, all'interno di quella produzione scegliamo quel quadro perché ci piace più di un altro, così è, vale per la poesia. A me piace molto la dimensione, ripeto, ribadisco, la dimensione musicale della poesia, ma piace molto anche quella scritta, quando è scritta bene. Cioè, grandi poeti, ne cito due: Verlaine, nel suo manifesto poetico, la poesia è musica e tutto il resto è letteratura, dice.
Pound, intervistato da Pierpaolo Pasolini, che è una nota intervista più volte passata in televisione, che trovate anche su YouTube, intervistato da Pasolini, dice, dicono che le Pasolini quasi con tono riverenziale, maestro, dicono nella sua poesia è riversata l'intera cultura mondiale. Pound risponde, ma dicono che io scriva a casaccio, inserisca emozioni a casaccio, e aggiunge, non è casaccio, io le metto in musica, io uso i lemmi per creare musica, una musica verbale ovviamente, ma provate a leggere o provate a sentire Pound quando recita alcune sue poesie, non recita, canta, a dimostrazione ulteriore che le possibilità di espressione della poesia sono tante e ognuno è libero di scegliersi la propria. Grazie. Giusto, benissimo. Grazie. Il giovane Dylan, a proposito di fonti di ispirazione, il giovane Dylan in realtà dalla provincia americana si trasferisce nella capitale della cultura beat dell'epoca, New York, il Greenwich Village, ma in realtà lui si trasferisce anche a New York anche per seguire le orme di quello che è stato uno dei suoi primi maestri ispiratori, in cui ora in questo brano abbastanza noto ritroviamo, potete anche ritrovare alcune parti proprio di Dylan. Il maestro a cui Dylan fa riferimento è Woody Guthrie. Woody Guthrie, grande cantore, singer della tradizione americana, cantautore, capace di narrare le vicende della gente comune, le vicende dei lavoratori, le lotte per i diritti umani, un Dylan, un antesignano di quello che poi Dylan realmente diventerà. Dylan quindi va a trovare il maestro Woody Guthrie vicino a New York, oramai malato in un ospedale, e in realtà riprende buona parte, soprattutto il primo Dylan del folk singer, riprende buona parte dell'eredità di Woody Guthrie. Leggo un brano celebre intitolato Questa è la mia terra, un brano che poi in realtà ha segnato proprio anche il successo letterario di Woody Guthrie, e troverete anche delle assonanze con alcuni cliché della poesia di Dylan. Questa terra è la tua terra, questa terra è la mia terra, dalla California fino all'isola di New York, dalla foresta di sequoie fino alla corrente del Golfo, questa terra è stata creata per te e per me. Percorrendo quel nastro di autostrada, ho visto sopra di me quell'infinita strada nel cielo, ho visto sotto di me quella valle tutta d'oro, questa terra è stata creata per te e per me. Ho vagato e girovagato e sono tornato sui miei passi, alle spiagge scintillanti dei suoi deserti di diamanti, tutto intorno a me risuonava una voce. Questa terra è stata creata per te e per me. Mentre il sole splendeva io giravo senza meta, i campi di grano ondeggiavano e le nuvole di polvere rotolavano. Una voce cantava mentre saliva la nebbia. Questa terra è stata creata per te e per me. Dylan si avvicina poi in studio di registrazione, fa i primi album, e qui troviamo un'influenza di cui poi volevo chiedere una cosa a Elena. In realtà Dylan in studio di registrazione approccia la poesia e la musica con quella idea di evento, di immediatezza, senza filtri, senza quegli artifici che possono essere utilizzati in studio di registrazione, no? Si sa, si prova, si riprova finché non si ottiene un risultato di massimo livello. Invece no, Dylan entra in studio di registrazione e buona la prima, perché la registrazione non è altro che un momento e un'unicità di una performance, no? Quindi l'evento, l'atto, l'accadimento viene immortalato così com'è, con quella accezione cruda, nuda, non filtrata, non mediata, che in realtà faceva parte di un clima letterario. E quindi vedete ancora una volta il ritorno dell'oralità, perché appunto
quell'atto unico, quel buono alla prima, è esattamente quello che poi intere generazioni di fan hanno ascoltato, in particolare in quei primi dischi. Una immediatezza, un'istintività della performance, perché la poesia è questo: prima che un testo scritto, una poesia è performance. E il disco non è altro che una fotografia, un'istantanea di quel momento, di quella unicità, di quella unica e irripetibile performance fatta in studio di registrazione. Però in realtà questa istintività, questo flusso spontaneo, immediato, scaturito anche dall'assunzione di sostanze di vario tipo, in realtà fa parte di una intera generazione di letterati, no? Elena, fa parte di un'intera generazione di letterati che scrive alla stessa maniera in cui, Dylan vomita parole una dietro l'altra, anzi Dylan è venuto dopo, ma questi scrivono senza interruzioni. Sì, sì, assolutamente, di più di una generazione, visti anche alcuni ultimi risultati, non sempre prendono le cose giuste. E sì, a differenza di Dylan, mi viene da pensare che Cohen invece era precisissimo, cioè lui, altro che buona la prima, era un maniaco della... curava nel dettaglio le registrazioni, quindi hanno molte cose in comune, ma hanno poi anche delle differenze, per cui fermo restando gli universali, nel momento in cui si ragiona sulla forma d'arte e come la si condivide, ci sono delle differenze molto precise. No, certo, nel libro che avete curato, che avete scritto, viene fuori molto bene tutto il sostrato della Beat Generation, che è la prima associazione che si fa quando si parla degli anni 60, quando si parla di Dylan e di certa tradizione orale, poetica, ma non solo. Io non riesco a leggere On the Road, non ce la faccio. Se lo ascolto raccontare da Kerouac, e ci sono registrazioni, quindi possiamo farlo, è bellissimo. Quindi non riesco proprio, e sono proprio anche forme, certo il testo preserva, il testo stampato, scritto preserva e ti dà anche il tempo di meditarci sopra, ti dà forme e velocità diverse ed è importante. Però in quegli anni davvero c'era l'immediatezza, c'era un carpe diem emozionale proprio che veniva fatto e c'era l'idea di arte come performance, in piazza, di massa, anche se inizialmente nasce in piccoli centri, penso ovviamente al famosissimo The Owl di Allen Ginsberg, che negli anni, metà degli anni 50 alla Six Galleries di San Francisco diventa l'evento di poesia, ma non solo, l'evento di rottura di contro un sistema culturale che poi da lì innesca tutto il resto, perché la Beat è negli anni 50, poi diventa fenomeno di massa negli anni 60. Ma negli anni 50 che si respira la voglia di provare a fare qualcosa di diverso, quindi qualcosa di diverso nel come lo si fa, quindi il condividere quell'oralità che è un'oralità che accomuna, il linguaggio dell'oralità che non è necessariamente un linguaggio aulico, ed è Ezra Pound e gli altri rompono ovviamente un canone, ma un canone che rompe resta però tutto sommato elitario nella fruizione. Lì no, lì si va veramente a parlare il linguaggio della gente comune, la parolaccia, tant'è che appunto il testo viene denunciato, quando quella performance diventa testo, perché così resta, la carta resta, quella carta sicuramente, esatto, denuncia il povero Ferminghetti che lo ha pubblicato con la City Lies, casa editoriale d'avanguardia, ma il momento è fantastico perché la causa la vince Ferlinghetti, perché un giudice illuminato la vince, perché erano a San Francisco, fossero stati nel Minnesota da dove venivi tu forse non la vincevano, ma lì sì, e geocultura fa differenza, e il luogo fa differenza, la comunità del luogo, quella è una comunità non di americani del New England, è una comunità molto più meticciata, quella della costa occidentale, questo fa differenza, e ovviamente vince la causa, un giudice illuminato dice no, attenzione, non possiamo andare contro la libertà di espressione, è della nostra Costituzione, non solo, ma sancisce che quel testo lì è nel momento storico in cui deve essere, quindi praticamente avvalla, libera la lingua, la forma e la possibilità di trasgredire rispetto
a dei modelli che invece erano piuttosto rigidi. E l'oralità è nell'aria, ovviamente l'unica cosa che viene da pensare, io avrei aggiunto altri pretesti, realmente pretesti al testo di Dylan, perché chiaramente viene quella Beat Generation, è lì. No, io penso a quello che probabilmente c'è in De André, l'antologia di Spoon River, perché l'epitaffio e l'idea di epitaffio, che è una forma di poesia popolare, forte, mortalmente potente, c'è già lì, è un testo che nasce con la, durante la prima guerra mondiale e rompe, perché la prima guerra mondiale rompe anche in letteratura, nell'America puritana emerge, e a me piace pensare però a un autore che difficilmente si associa a Dylan, che è Raymond Carver. Una poesia minimalista che è molto diversa da quella cantilenante poesia, le storie che racconta Dylan sono proprio delle storie che avvolgono, canto ma cantilena, proprio ti legano. Carver ti uccide, sono proprio dei versi molto più rapidi, ma i contenuti, i messaggi, le storie a monte nascono da un disagio molto simile, con storie di vita diversissime, però c'è anche quello. Allora, pretesti che si riconoscono più facilmente, ma in un'opera come quella di Dylan, proprio per le cose che dicevi tu, dei pretesti un po' meno scontati e che fanno bene anche al dialogo. Non è una critica, assolutamente, è una critica costruttiva, no, nel senso che è molto... come dire, è molto interessante, proprio per tornare ai discorsi che faceva Francesco, cercare degli universali in forme che sembrano un pochino più lontane di quelle che magari è più facile avvicinare, e lì secondo me ci può stare. Seconda edizione avrebbe tre pagine in più. E poi grazie Elena, grazie anche per aver citato gli 11 abbozzi di epitafio, che magari dopo rapidamente riusciamo anche a leggere in parte, perché Dylan è anche uno dei primi. E qui ci sta tutto il riconoscimento del Nobel rispetto, che inserisce nelle note di copertina veri e propri poemi, composizioni, queste sì, scritte, non declamate, non cantate, inserisce nelle note di copertina intere composizioni poetiche. E quindi l'album diventa non solo un momento di ascolto, ma anche di lettura. E infatti gli 11 abbozzi di epitafio vengono pubblicati come note di copertina di uno dei suoi album. E quindi questo ci dice, no? Ci racconta comunque questo doppio rapporto con la poesia. Però c'è qualcosa, insomma, che ci ha lasciato Francesco Benozzo prima rispetto all'idea di Blowing in the Wind e alla sua natura, alle sue radici, diciamo, perse nella notte dei tempi. Ma no? Credo non sia difficile identificarlo in un noto inno, diventato poi un inno anche liturgico, ma gaelico scozzese, non a caso molto noto presso i pipers, i cornamusisti delle comunità irlandesi e scozzesi della costa americana del New Jersey. È un inno per canto a cappella che parla in realtà della Scozia, è un inno gaelico, poi viene a parlare della terra promessa nella sua versione cristianizzata, ma praticamente l'inno è questo, però sforzami di cantarlo nella sua lingua originale. Ho detto che non canto Dino stasera, mi vergogno.
stessa, è la stessa, no? Ricordo una parola, un po' di rispetto per quel santuomo. Abbiamo scoperto una nuova cosa questa sera. Comunque i casi di questi non sono scoperte di curiosità, diciamo sono piccole tracce di una marea. Cioè, quando, eseguendo queste cose, non voglio fare degli scoop, voglio indicare, come quando si guarda un mare, un riflesso sul mare, che il mare è quello, è un mare complesso, naturalmente ne sezioniamo alcune parti, ma ci sono dei casi eclatanti. Posso parlare, posso avere ancora tre minuti o meno? Un canto, una canzone sufficientemente nota di un altro grandissimo folk singer americano, che è Springsteen, una delle sue meno note ma abbastanza note per i suoi fan, che è High Patrolman. Anche questo è un canto irlandese, e molto spesso Springsteen si richiama a questo, molto spesso consapevolmente, perché è consapevole di quello che porta, ma è impressionante questa cosa, perché il canto irlandese è proprio identico in quel caso, anche nel ritornello. Stiamo parlando di questo, scusate, un minuto di comparazione. Ok, e Springsteen è qui. My name is Joe Robert, I work for the state, I am a sergeant down on Perryville. As I could, I got a brother named Frankie. Frankie ain't no cool. Per ritornare lo stesso. Yeah, me and Frankie laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turn dancing with Maria when the band played the night on the Johnstown floor. Bob Dylan cantati con l'arpa celtica solo a Bologna, città della musica, quindi io sono davvero molto di orgoglio e ammirazione anche per te, Francesco. Io vorrei richiedere un attimo a Paolo Scotti, torniamo al presente, cosa vede nella scena contemporanea, nuovi cantautori, nuova musica contemporanea, insomma, che idea ti sei fatto da voglio dire, te che hai portato Dylan 97 a Bologna, oggi come va la situazione? Chiaramente se parti da paragone con Dylan non è proprio easy. Tanto io ho fatto Dylan, Patti Smith, De André e anche Springsteen nella mia vita. Infatti sei quasi l'intera serie della collana. Curiosamente, ma non so, no, io non permetto di dare giudizi
sono un vecchio dinosauro, cioè a me piace ancora, ascolto quella musica, mi piace ancora questa, ma io non mi occupo di musica principale. Per esempio nel rap improvvisato non c'è un ritorno? Ma sicuramente, ma non lo conosco, guarda, io non mi occupo di musica, ho fatto delle cose televisive, musicali, lavorando sul concetto della musica trasportato nel mondo televisivo, peraltro ho avuto la fortuna di fare le cose che mi piaceva fare, per cui di musica in particolare ho fatto Taratata, la prima serie di Taratata, dove venne appunto Springsteen, dove ho intervistato Madonna, per cui ho visto un po' le pop star, non so, io ascolto ancora quella musica, non so niente di rap, ogni tanto sento delle canzoni che mi piacciono, ma non ho un gusto. E senti, dicono che Papa Francesco debba venire a Bologna per un grande evento. Sì, mi hanno detto, perché mi hanno... Allora, immaginiamo io sia Bibi Vallandi, ti richiamo, Paolino, fra due mesi dobbiamo fare il campione. C'ho 20 anni in più anche. Esatto, con 20 anni in più, chi mi chiami adesso? Chi mi chiameresti se Bibi ti chiedesse? Se la motivazione fosse la stessa, eh? Sì, incontri i giovani attraverso la musica. Ma credo che, anche se non riflette la stessa popolarità che potesse avere avuto Dylan in quel momento, credo che in questo momento la cosa più interessante sarebbe andare a lavorare sulle contaminazioni musicali che nascono nei luoghi che ormai sono contaminati dalle bollie francesi. Credo che quello sia l'aspetto più interessante di quello che può essere un linguaggio musicale vicino ai giovani, però io non la conosco, per cui non accetterei di fare un programma, perché sono ignorante sulla materia, però penso che quella sia la cosa che in questo momento potrebbe trovare un fil rouge fra... perché parliamo dei giovani di tutto il mondo, perché i giovani di tutto il mondo è tanta roba. Allora, mentre negli anni 70, anni 60, questi cantautori rispecchiavano praticamente il mondo, c'era un linguaggio universale. Prima parlavamo di cos'era il teatro negli anni 70, se lo paragoni adesso, sono due mondi assolutamente diversi, che sono sempre legati al palcoscenico, ma sono onde proprio completamente diverse. Credo che adesso la fotografia di quello che può essere vicino ai giovani è, vabbè, può essere anche la banalità di alcuni artisti molto, molto popolari, perché anche adesso gli artisti delle volte durano lo spazio di una stagione, per cui non c'è un radicamento come quello che era Dylan. Dylan a me ha cambiato la vita, per i miei anni, semplice. Beh, vedere Punto Zero e l'epopea di Kowalski al cinema e sentire Dylan mi ha fatto diverso da quello che era, ma avevamo tante opportunità che adesso sono veramente completamente diverse. Per cui non ti so rispondere alla domanda, penso che andrebbe ricercata, credo, in quello. Però hai toccato un punto importante: Dylan e altri sono state considerate icone di una generazione, e oggi forse la generazione più contemporanea non ha più, no, delle icone, dei punti di riferimento di questi due. È tutto così istantaneo, usa e getta, tutto così vissuto nello spazio di pochi mesi, pochi anni, che forse davvero sarebbe una sfida ritrovare appunto delle icone generazionali. È stata sicuramente un'operazione difficile. Come in genere, ci avviamo un po' alla conclusione, però se dal pubblico mi chiedo se tra di voi c'è qualche domanda, qualche curiosità, qualche commento su quello che avete ascoltato finora. Io in questo momento apro a voi la discussione, la possibilità di partecipare. Dani Moretti direbbe no, è il dibattito no. Sai cos'è una cosa che fotografa l'università, l'universalità di Dylan? La battuta curiosa che a un certo punto il Papa chiamò Don Giancarlo, che era il suo spiliero, in piedi di fianco a lui, e gli chiese: è quello lì l'americano? Allora, vieni, non mi ricordo il tuo nome. Leonardo, vieni pure qui. Leonardo, a parte avere una somiglianza impressionante con Bob Dylan, immaginato con capelli ricci, come il Bob Dylan degli anni 60,
se non ho capito male, tu hai un gruppo, una cover band, qualcosa su di là. Raccontaci brevemente. A parte questo, che non volevo. Intanto, grazie a tutti loro, soprattutto perché state. Non volevo dare spalle a nessuno. No. E vabbè, non ero venuto per questo, ma intanto per fare una domanda comunque. E intanto ne approfitto, comunque mi chiamo Leonardo, ho un gruppo musicale, io canto, poi ho un gruppo classico, batteria, basso, chitarra, e organizziamo anche una serata dedicata tutto a Bob Dylan, tributo a Bob Dylan, dopo qualche volantino al massimo ve lo lascio, il 28 luglio a Castel San Pietro Terme, quindi qui vicino per chi fosse interessato, vi lascio un volantino comunque. E faremo appunto una serata proprio dedicata a Bob Dylan e poi in coda faremo un po' dei nostri pezzi utilizzando Bob Dylan come fonte di ispirazione, anche perché ovviamente se sono qui è perché è il mio preferito, un po' ho saputo di questo evento quasi per caso oggi pomeriggio e avevo una domanda. Dai. Intanto grazie per l'opportunità. La domanda era la seguente, e ovviamente io sono a favore, sono contentissimo che Dylan abbia vinto il Nobel, anch'io condivido il fatto che secondo me avrebbe dovuto prendere prima, anche quando ero molto più piccolo e ignaro di queste cose, però la domanda è, a qualcuno che non fosse d'accordo, cioè, oppure che ti dicesse appunto come avevate detto prima, che si schierasse contro questo Nobel, cioè che dicesse proprio secondo me non lo merita perché c'erano magari degli scrittori migliori, voi cosa direste? Che è un critico, a parte questo, nel senso che ovviamente anche io risponderei così, però nel senso per, non dico proprio per convincerlo, però per fargli capire proprio, ovviamente già un po' l'avete detto perché avete detto tutto, proprio per fargli capire l'importanza della figura di Dino, per convincerlo che questo è un Nobel meritato, cosa direi? Proprio in, non so, due parole. Posso dire subito una cosa? Grazie. Io prima gli chiederei i motivi della sua obiezione, no, non a te ovviamente, l'eventuale obiettore. Perché no? Quando lui eventualmente mi spiega i motivi del suo no, io posso controbattere. E prima ci dava Baricco, ma lì siamo a. Tutto il rispetto dovuto alle vendite dei suoi romani, siamo alla barbarie della cultura, cioè, l'ha spiegato molto bene Francesca, non voglio tornarci. Dov'è l'obiezione al fatto che la poesia possa essere musicata e cantata? E qui siamo andati avanti per mesi con i Baricchi d'Italia a sentire no, perché la poesia è un'altra cosa. Poi se gli chiedi sì, ma che cos'è, non ti rispondono. Però la tua domanda è giustissima, perché molti la fanno, sono fatti intellettuali anche un po' per avere un po' le prime pagine dei giornali, naturalmente hanno colto subito, hanno preso la palla al balzo, perché sennò di Baricco in quei mesi non ne parlava nessuno, ad esempio. Però a parte questa mia polemica personale, quella domanda lì è solo con un gigante come Dylan che viene fuori, perché lui scava, scava in qualcosa, che è quella cultura di cui abbiamo parlato, l'influenza su due o tre generazioni, cioè lui contro il Vietnam, cioè lui è la storia dell'America, anche quella, oltre a, non abbiamo parlato stasera di questo suo aspetto, ma quella domanda lì viene da farla solo perché è talmente grandiosa questa cosa che uno si chiede ma perché è andato lui? Ma c'è qualcuno che si è mai chiesto perché hanno dato il Nobel a Shane Ussini, che è il più grande poeta secondo me che ha vissuto? Nessuno si fa queste domande, ma perché gli è andato? Poi c'è la motivazione, perché è legato alla terra, al suo linguaggio, alla poesia irlandese. È solo con il bello, come diceva lui, forse della poesia senza se, ognuno ha la sua risposta, ma molti possono dare una risposta su Dylan. Su molti premi Nobel dati negli ultimi 30 anni, molti non sanno cosa dire, ma io sto parlando dei grandissimi, Derek Walcott, di fronte al cui nome io mi metto supino e striscio come un serpente, perché secondo me è il più grande poeta epico mai esistito, la Szymborska. Tutti noi abbiamo una nostra lettura, una nostra poesia, in singola magari, che, per cui dare una risposta, ma con Dylan credo che ognuno di noi abbia una sua risposta che potrebbe dare in faccia al più esperto intellettuale che si pone contro questo, mentre sugli altri no, perché come dicevi tu c'è questa dimensione, la poesia, l'esoterismo formale, quindi se gli era andato sarà bravo. Dylan è questo, è popolare, cioè è un grande poeta popolare, la sua grandezza è questa, quindi le risposte da dare sono che ognuno ha la sua. Ognuno se lo ascolta come vuole,
ognuno se la... Io sai cosa risponderei, perché solo cambiando la chitarra acustica con la chitarra elettrica ha fatto il pezzo più bello per romanticismo, disperazione, cose, e più sexy contemporaneamente, perché è no che ne avesse domani. Sì, vero. Elena? Ma io penso che non lo cominceresti qualsiasi cosa tu dicessi, perché uno che ti fa una domanda ha già preso posizione, secondo me non... Però mi fa pensare però questo tipo di obiezioni, quello che tu dicevi, a quando l'hanno dato a Dario Fo. Io ero, per coincidenza, ero in casa, sempre in casa quando danno i premi, non so perché. Ora, le cose negative, il perché ha, e non se lo meritava, ma perché, io le ho lette solo lì, su giornali nostri, italiani. Non c'era la benché minima obiezione, prima del Canada, lo sanno i canadesi, la cultura italiana dopo Dante e il Rinascimento, questo perché è popolare, e su tutti gli altri media, perché ormai nel 97, la presa del 97, se non ricordo male, non si poneva neanche il problema, da noi sì. E allora, quando a un signore come Coe o a un signore come Don DeLillo chiedono cosa ne pensi perché vogliono il gossip, e questi ti dicono era ora, la medaglietta sul Monte Everest, tu capisci che forse c'è una ragione se nel bene e nel male quel tipo di cultura è passata più che altre. Per tante altre ragioni, non siamo così ingenui ovviamente, ma perché c'è anche una generosità di fondo laddove c'è il grande, che non sempre c'è quando ci sono un po' meno grandi. Quindi c'è anche una. Per cui se mi facessero quella domanda, non so nemmeno se ci perderei tanto tempo. Arrogantemente direi: beh, è un po' come, non so, tutti per la Juve, lo scudetto lo vince l'Inter, non se lo meritava, il prossimo anno lo vince. Stasera gioca Juve Lazio, a proposito. Alle tue spalle, che dolore. Io rispondo alla domanda di Leonardo, grazie intanto per. Con proprio uno degli abbozzi di Epitaffio. Vediamo Dylan come risponderebbe se. Dovesse fare. Allora vi leggo questa parte. Sì, sono un ladro di pensieri, non un ladro di anime, vi prego. Una parola, una melodia, una storia, un verso, chiavi nel vento per liberare la mia mente e permettere al pensiero di uscire allo scoperto. Non è da me restare seduto a ponderare, interrogandomi e sprecando tempo, pensando pensieri che non sono stati mai pensati, sognando sogni che non sono mai stati sognati, e nuove idee mai scritte prima, e parole nuove da mettere in rima. Mi chiamano un autore di canzoni, una poesia e una persona nuda. C'è chi dice che io sia un poeta. Bob Dylan. In calza, noi abbiamo fatto la nostra partita tra la cultura orale e la cultura del testo scritto, però è stata davvero una bella serata, grazie a tutti voi che siete intervenuti. Posso dire solo di chi non ce l'ha, io consiglio caldamente la lettura del libro di acquistarlo, non è una presentazione di libro convenzionale, ho conosciuto stasera il curatore, lui lo conosco da più tempo, ma vale veramente la pena, è un'occasione abbastanza unica, per scusi faccio questo marketing, però siccome siamo anche qua e hanno portato dei libri, è una bella occasione per andare a casa con i ricordi di questa serata, firmato da Bob. Intanto, infatti, poi una serata con due premi Nobel, però allora, forse Francesco ha un'ultima sorpresa musicale No, non voglio più sorprendere, ma visto che è una pacifica, se vuoi faccio una autentica ballata di Ben Hur. Dai. Allora, questo è un brano che spesso faccio alla fine dei concerti, almeno quelli semplici di brani. Siccome siamo nell'ambiente giusto, ed è un brano che quando abitavo in Galles mi è stato insegnato da un violinista della Cornovaglia, è un brano che viene eseguito tradizionalmente quando c'è il periodo della fermentazione delle mele da sidro, cioè la bevanda alcolica di quelle terre, un po' come la nostra vendemmia, un po' riarrangiato per arpa. Magari chiudo con questo, quindi andiamo, come forse anche Dina piacerebbe, in un
un senso non di una celebrazione che va oltre, cioè parliamo anche d'altro, ci inoltriamo nella serata, tanto siamo poi qua a fare delle chiacchiere anche su di lui. E quindi questo brano è in tre parti, c'è cioè una prima in lingua cornovalese della Cornovaglia, una lingua celtica estinta, siamo nell'appendice sud-occidentale dell'Inghilterra, diciamo, dell'isola britannica. C'è una prima parte in cui si dice di Mont Marquis de Pont-Calais, cioè le mele da sidro stanno ribollendo, questo è il termine, quindi è una chiamata. C'è una seconda parte in cui si dice beviamo tutti, la terza è strumentale perché tutti ballano fino a stramazzare al suolo e bevono questo famoso sidro. Questo brano, che io eseguo in una dimensione molto ridotta, non più di 3 minuti direi, tradizionalmente, quando mi è stato insegnato, veniva eseguito anche per ora fino allo svenimento dei violinisti. Era una cosa di questo tipo, quei brani proprio da sfiancamento, una messa in scena della sbornia, direi, da quel punto di vista, ok? E quindi, beh, io faccio questo, poi i saluti finali li lasciamo alla donna del palco. Bon Marquis de Pont, quelle pitale italou, quelle pitale italou. Bon Marquis de Pont, quelle pitale italou, quelle pitale italou. Bon Marquis de Pont, la lilla lilla leto, la lilla lilla blu, la lilla lilla leto, la lilla lilla blu. No Marquis ma de colle, lilla 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 le, lilla 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 le. Marquis ma de colle, lilla 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 le. Marquisma de collena, la linda de, la lola linda lu, la lola linda de, la lola linda lu. Allora lo sfinimento.